Hrd. Ma che vuol dire? HRD come hard. E metteteci sta sopra. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Siamo con lei, Metal Bone HRD, oppure HRD se preferite, ma in realtà stavo scherzando, HRD, CTRL, insomma, ad Adidas piace risparmiare sulle lettere. Ed è la versione hard, tra virgolette, in realtà non proprio hard, lo vedremo tra poco, di Metal Bone, la racchetta di Ale Galan. Chiaramente qui c'è l'autografo di Ale Galan ed è indubbiamente una delle racchette che va a calamitare l'attenzione del mercato. Su questo non si discute. Appassionati, giocatori di buon livello, la utilizzano praticamente tutti. Il che non significa che sia una racchetta facile. Ma andiamo a vedere prima com'è fatta e poi dopo come gioca. Forma diamante, solita struttura ottagonale da parte di Adidas. Chiaramente arriva anche in confezione il protettore originale, perché è impossibile trovarne uno che calzi benissimo. In realtà nemmeno quello originale, fa un po' di grinze. Non è nemmeno troppo bello. Full carbon, bilanciamento di 26,5 cm, quindi non proprio altissimo. Tendenzialmente i bilanciamenti sono un po' abbassati su queste racchette. Full carbon, tech stream sulle facce con lo spin blade, e all'interno abbiamo un EVA high memory. Dovrebbe essere, diciamo, una hard, non è propriamente così, però questo lo vediamo tra poco. Smart tool system per quanto riguarda la foratura, e chiaramente l'indicazione che il punto dolce è più in alto, come è giusto che sia in tutte le diamante. Weight and balance system per modificare il bilanciamento. In realtà, ragazzi, vi anticipo che questo sistema modifica molto poco, a meno che non andiate a smontare tutti i pesi e quindi risparmiare 12 grammi su un telaio che ne pesa dai 345 ai 360. Chiaramente smontando questi pesi si alza tutto il bilanciamento e la racchetta diviene un pochettino più veloce, mettiamola così. Spostandoli semplicemente tra un punto e l'altro non è che cambia tantissimo, cambia un po' la sensazione, ecco, ma dal punto di vista del bilanciamento non aspettatevi miracoli. Sicuramente se ha multi-weight di AD Power invece riesce a fare di più, e se ve la siete persa c'è la recensione della di Power 3.2 Multiweight già qui sul canale. Solito manico corto di Adidas. Io come al solito sono salito sopra, qui ho cercato di apparare, sono di Bolzano Sud come si sente, e ho cercato chiaramente di coprire qui questo bozzo che questa racchetta fa, almeno di equiparare un pochettino per allungare un po' il grip. Onestamente non mi trovo male con questo manico qui, meno bene mi trovo in realtà con questo laccio tradizionale che, sebbene sia, diciamo, di una licra abbastanza elastica, comunque è abbastanza lungo, quindi bisogna fare un poco di giri, ma io al solito vi consiglio di mettere l'elastico e di realizzare il cappio alla mia maniera. Il colore differisce dalla sorella 3.2 soft, chiamiamola così, perché qui chiaramente c'è il rosso e molto spesso vedete anche nelle mani di Galan la racchetta con la colorazione rossa. Andiamo in campo a provarla, però prima di farlo iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche, lascia un grande like ai miei video e seguimi su Instagram e TikTok. Non farlo adesso, resta qua, ma alla fine del video non te lo dimenticare, è sempre molto importante. Like, iscriviti e seguimi sui social. E allora, Metal Bone HRD, sembra una Metal Bone calabrese, no, scherzi a parte. Metal Bone HRD, come va? Io ho provato qualche tempo fa la 3.2 standard, quindi con il nucleo soft, e mi era piaciuta, devo dire, molto. Avevo detto addirittura che rientrava nelle mie tre preferite. Devo dire che lei prende la sorella 3.2 per i capelli, che io non ho, e la butta via, diciamo, dalla mia top 3 personale. Perché? Perché indubbiamente rispetto alla 3.2 soft ha una potenza superiore, sicuramente, ha un punto dolce leggermente più piccolo, ha un bilanciamento comunque generalmente un po' più alto perché lei è un po' più densa rispetto alla sorella, ma trovo che abbia soprattutto una sensazione più diretta sulla palla. Già è buona quella da 3.2, onestamente, e se avete il dubbio se scegliere una racchetta soft o hard, diciamo che già la soft non è propriamente soft, e se la soft non è propriamente soft, lei devo dire che non è propriamente hard, per cui nel dubbio io vi dico, se cercate un po' più di tolleranza andate sulla soft, se cercate proprio la potenza andate su di lei. Non è una potenza assoluta, ma è una bella potenza. Sicuramente ci sono delle concorrenti che sparano più forte, per citarne una, Technical Viper sicuramente spara più forte, Canyon Pro di Dropshot tira più forte rispetto a lei, anche se con lei condivide il fatto che il nucleo non è durissimo, tuttavia la Canyon ha un bilanciamento più alto, così come anche la Born di Varlion. Sicuramente, diciamo, lei non è una diamante estrema, lei è una diamante spinta ma non estrema. Questo è il concetto che deve essere chiaro in assoluto. Tuttavia, portandola dal fondo, è una pala che comunque ha un discreto punto dolce, non è enorme, non è piccolissimo, non è micragnoso, devo dire, è un punto dolce leggermente severo, non è un punto dolce troppo
troppo avaro, ma comunque ti tiene sul pezzo e ti richiede comunque di essere concreto e di impattare bene, ma soprattutto di impattare con un minimo di forza, perché la differenza con la sorella soft è soprattutto il limite di attivazione. La 3.2 soft reagisce meglio sulle piccole sollecitazioni, lei invece vuole un po' più di attivazione e cambia radicalmente quando le dai qualcosina in più da quando le dai veramente poco. Quando le dai veramente poco si spegne, ma si spegne ragazzi. Come le dai qualcosa di giusto, non tanto, non tantissimo, di giusto, lei inizia a spingere e inizia a funzionare veramente molto molto bene. Mi ha colpito dal fondo perché ha un buon mix di controllo e potenza, devo dire che non c'è tantissima differenza rispetto alla 3.2 standard dal punto di vista del gioco dal fondo, se non fosse che lei spinge qualcosa in più quando si va a premere un pochettino sull'acceleratore, ma anche per il fatto che la 3.2 sia più facile, ma soprattutto che generi spin più facilmente, perché il nucleo, affondando un po' meno chiaramente sulle sollecitazioni intermedie, funziona maggiormente nella versione soft. Diciamo che lei dal fondo si comporta bene, ma è come la sorella un po' più incazzata, bisogna inseguirla di più, ecco, il braccio deve essere più veloce e non è una racchetta che regala uscita di palla clamorosa, è una racchetta con la quale eseguire i colpi in maniera concreta e lei risponde altrettanto concretamente. Quindi non è una pala gratuita dal fondo, questo deve essere chiaro, non è una pala che ha un punto dolce enorme, nemmeno così piccolo, però in generale se sei sul pezzo, se ti muovi velocemente, se colpisci con tecnica, e già qui abbiamo fatto fuori praticamente gran parte degli appassionati che probabilmente normalmente acquistano questa racchetta, allora puoi accedere comunque ad un buon feeling, un buon controllo ed una bella spinta, e un discreto spin. Lo spin secondo me è inferiore rispetto alla sorella 3.2. Quello che mi piace di lei è che comunque ha un tono più aggressivo rispetto alla sorella 3.2, come detto ha più potenza, nelle uscite di parete alte mi è molto piaciuta per come dà potenza, per come comunque riesce a restituire uno spin sebbene meno facile. Prima ho detto meno spin, in realtà è uno spin meno facile rispetto alla 3.2, quindi sul ritmo, sui colpi veloci, quando giochi distinto, lei la trovo meglio rispetto alla 3.2. Però bisogna essere giocatori aggressivi, bisogna avere un discreto braccio, nel senso di saper dare comunque una certa spinta e velocità alla palla, ecco, soprattutto entrando con le rotazioni, lì è più tecnica, ma sulle uscite di parete aggressive a me è piaciuta molto. Preferisco lei alla 3.2 per tatto, per modo in cui la palla esce, per il fatto che comunque bisogna attivarla e per il fatto che comunque ti richieda di pestare un attimo di più la palla. In un certo senso potrei dire un po' più tennistica, ecco, rispetto alla 3.2. Portandola verso la rete, chiaramente è la hard contro la soft, secondo voi chi vince? Vince la hard, per quanto non è hard. Però la volée non è il colpo che ho preferito, perché ho notato che quando vai a lavorare la palla con un braccio un po' più delicato, accorcia, non si spegne, però accorcia e quindi diventi meno efficace. Ti richiede un bel movimento sulla volée, devi lavorare tanto di gamba, di peso del corpo, di mettere il peso del corpo sulla palla. Non è semplicissima sulla volée, non è nemmeno così difficile, però da quel punto di vista ti fa capire che devi essere sempre attivato. Se la 3.2 ti permette qualche indecisione, qualche ritardo di gestione, diciamo, del colpo, lei non te lo permette. Il punto dolce è più piccolo e vuole più attivazione. Mandeca e Vibora, niente male, perché lei la potenza ce l'ha, è abbastanza generosa sui colpi al volo quando, diciamo, hai spazio e modo per organizzare un colpo più ampio. Mi è piaciuta quindi dal punto di vista di Vibora e Bandeca, non ho una preferenza tra le due onestamente, non mi fa impazzire il fatto che comunque lo spin vada comunque ricercato con una certa dovizia, perché comunque rispetto alla versione soft la palla scivola un attimo di più, hai meno tempo per impattarla, quindi devi essere più bravo a gestire lo spin e quindi te l'hai un po' più tecnico sulla rete, ma nonostante ciò la preferisco comunque alla sorella 3.2. E comunque la mia amata Viborina, devo dire che cammina, anzi mi è molto piaciuta la potenza che esprime sulla rete, non tanto a ritmo altissimo ma soprattutto a ritmo medio alto. È lì che mi colpisce il fatto che comunque le dà qualcosa di un po' più che concreto e lei risponde potente. Questo è un suo grandissimo pregio, un po' su tutti i colpi al volo, dalla volée fino agli smash, dove lo smash piatto è una bella fucilata onestamente, ci sono colleghe che sparano più forte indubbiamente, ma lei spara più forte in maniera facile rispetto alle colleghe citate più indietro in questo video. Quindi buono smash piatto, bello anche lo smash in kick, la palla esce più di potenza
che di giro, eh? Come detto prima, qui lo spin va ricercato in maniera minuziosa. Non è che lesina sullo spin, attenzione, però per chi è abituato a mettere tanto spin sulla palla rispetto alla 3.2, qui è meno facile. E quindi alle volte devi rallentare un po' l'esecuzione, ma hai la fortuna che lei spinge di più rispetto alla sorella 3.2. E quindi è uno smash un po' diverso, ecco, ti esce più lungo, leggermente più teso, mentre con la 3.2 la palla gira di più. Questa è un po' la differenza tra le due che ho trovato, almeno per quanto riguarda il mio gioco, sullo smashing kick. E nonostante tutto, io preferisco lei dal punto di vista dei colpi al volo. Ho detto 3 volte, ma volevo fosse chiaro. E allora, perché comprarla e perché no? La comprerei perché è potente, la comprerei perché non è rigidissima. Questo è un aspetto molto importante, è una racchetta potente, non particolarmente rigida. È rigida come tutte le full carbon, attenzione, e con un nucleo comunque un po' più spinto, ma non è una rigidissima, ci sono colleghe indubbiamente più secche. La comprerei per il suo gioco di volo, perché il gioco di volo, onestamente, sì, è vero, mi tiene sul pezzo, è una racchetta tecnica, eccetera eccetera, però il gioco di volo a me piace veramente tanto. Come attivi quell'attimo di più, diventa una bella furia. Non la comprerei se cercassi una racchetta tollerante, mi rivolgerei più alla sorella 3.2, e non la comprerei se cercassi una racchetta da controllo in assoluto, perché la sorella 3.2 è forse più completa, ecco, tra gioco di fondo e gioco di rete. Lei è un po' più spinta verso la rete. Non la comprerei se cercassi un manico lungo, perché chiaramente il manico qua è cortino, alle volte, diciamo, la mano va a trovarsi nell'incavo creato tra il grip e l'inizio del telaio, dando un poco di fastidio. Ci vuole un pochettino di abitudine, non è fastidiosissimo, attenzione, però per chi è abituato a dei manici diversi, più lunghi e a dimensioni differenti, si deve un attimo abituare. A me particolarmente non piace questo sbuffo qui sotto, anche se alla lunga ho apprezzato comunque il fatto che il manico fosse tagliato di netto. E chiaramente ci sarà chi storcerà il naso anche per quanto riguarda questo laccio, che non mi è dispiaciuto, fosse stato un filo più corto, forse anche senza l'elastico messo qui, sarebbe stato utile. Non la comprerei se fossi convinto di poter variare tantissimo il peso e il bilanciamento di questa racchetta con questo sistema, perché questo sistema è più utile quando smontate tutto e avere un po' più di bilanciamento verso la testa che non variando i pesi qui di lato. Bene ragazzi, lei la trovate presso padelguru.it, dove avete il mio codice FabioPadel, 10% di sconto su tutto, e già su tutto il catalogo è applicato un 10%, quindi avete 10% più il mio 10%. Meglio di così, ragazzi, le palle ve le devono solo regalare. E ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grande like a questo video e in generale a tutti i miei contenuti quando li vedete, sia qui su YouTube che su Instagram e TikTok. E mi raccomando, seguitemi sui social, è importantissimo, vi anticipo sempre i contenuti, ma soprattutto mi aiuterete a farmi conoscere da altri come voi che mi seguite per le recensioni, e se vi sono stato utile qualche volta, ragazzi, perché non essere utile ancora a tante altre persone? Datemi sta mano e io vi ringrazierò sempre, sempre con più contenuti, sempre con migliori contenuti e sempre rispettando la vostra intelligenza e il vostro portafogli in tutte le recensioni. Perché questo è il mio modus operandi. È molto semplice. Più vi fidate di me, più tornate da me. Se io vi frego domani mattina, voi non tornate più. E quindi non vi fregherò mai. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.